Mister Corino, questa doveva essere la partita della consacrazione tra le due squadre più in forma del campionato, uno scontro diretto in chiave playoff. L'Ischia l'ha condotto dall'inizio alla fine, una prestazione maiuscola. Contro una squadra che segnava da 13 partite e non fa gol oggi, c'è tanta soddisfazione. Soddisfazione è tantissima perché sapevamo di affrontare una squadra forte, vabbè, lo dimostra la classifica, lo dimostra anche le partite che ha fatto, come le ha vinte col capocannoniere del girone. Però i ragazzi sono stati straordinari oggi, hanno avuto un approccio alla gara veramente importante. Abbiamo fatto primo tempo su livelli veramente altissimi, cioè abbiamo creato tante occasioni, abbiamo fatto i due gol, ma ci sono stati parecchi salvataggi dentro l'arietta, quindi siamo veramente contenti. Secondo tempo chiaramente secondo me potevamo gestirlo un pochino meglio, perché magari abbiamo perso qualche pallone di troppo all'inizio, però la squadra ha fatto veramente una prestazione straordinaria. C'era anche forse la necessità di gestire l'energia, anche qualche cambio conservativo è stato fatto, sono usciti Talamo, Baldassi, hai dovuto anche un po' ridisegnare la squadra per via delle necessità. No, ma in questo momento noi veniamo da tante partite in cui dobbiamo fare un po' di necessità virtù tra infortuni e situazioni varie. Posso però, io devo fare un applauso a Luigi Buono perché non doveva giocare oggi, non doveva partire dall'inizio e ha saputo di giocare 10 minuti prima. Però questo è anche un po' l'esempio perché ha fatto una prestazione incredibile. Ha saputo di giocare 10 minuti prima, ha fatto 10 minuti di riscaldamento, è entrato, ha fatto una prestazione maiuscola, ripeto, contro uno degli esterni loro, Vagnoni, uno degli esterni più importanti della categoria. Perché tutta la settimana questa squadra qui lavora in un certo modo, è mentalizzata, a prescindere se uno parte titolare o non parte titolare, si fanno trovare pronti. E noi non è tanto gestione, i cambi e cose varie, noi vogliamo che i ragazzi diano tutto, quando non ce la fanno più cambiamo. E durante la settimana vediamo chi si allena meglio e cerchiamo di fare meno errori possibili e cercare di mettere la formazione migliore in campo. Le punizioni, anzi, le palle inattive, punizioni e calci d'angolo sono una chiave in questa stagione. I due gol sono arrivati su calcio d'angolo. L'avete anche preparata un po' così questa gara? Sapevamo che è un fattore che noi possiamo sfruttare, perché abbiamo ragazzi che calciano bene, anche se adesso ci manca Giacomarro che è uno specialista in questo, però sugli angoli andiamo con una certa cattiveria a attaccare la porta, quello è poi fondamentale. Io non credo molto che bisogna essere molto alti, l'importante è avere la cattiveria giusta per attaccare la palla e oggi siamo stati bravi a sfruttare e indirizzare la partita con due calci piazzati. Mister, una partita dove è emerso sicuramente la grande disponibilità di Nicola Talamo, un partitone, gli è mancato il gol, ma ha tenuto stretta la squadra, ha saputo dettare i tempi, qualche volta è anche stato, diciamo, generoso, per esempio nel secondo tempo su Baldassi, quando gli ha lasciato quella palla servita da Ballirano, e Luca Quirino, che non l'abbiamo visto davanti, l'abbiamo visto un po' più arretrato, un attaccante che rincorre gli avversari, che sta sulla palla, è un bel risultato anche per lo staff tecnico che li ha preparati. No, ma ripeto, è proprio sempre il stesso discorso. Noi abbiamo dei ragazzi che sono disponibili al massimo, che seguono le indicazioni, tante volte giuste, tante volte magari meno giuste, però lo seguono, vanno a testa bassa, lavorano e questo per noi è enormemente un piacere. E poi dopo penso che i risultati siano una conseguenza di come si allenano questi ragazzi, dal primo giorno che stanno lavorando, chi c'era già l'anno scorso col mister aveva già un certo tipo di mentalità e chi è arrivato si è adeguato subito e questo fino ad oggi sta facendo la differenza. Una domanda per Simone Corino. Allora, sappiamo per tutte le vicende che non c'è buon cuore, ma mi sembra di aver visto che sulla panchina sia stata uscita una testa grigia, un po' grigetta, con un altro che ha scritto davvero la storia del calcio in Italia. Dirigente accompagnatore, un certo Ciccio Brienza. Che fa in panchina? Come si comporta? Cosa vi dice? Sì, no, è un ragazzo nuovo, stiamo cercando di indirizzarlo nel calcio. No, Ciccio sta con noi, si allena con noi, sta con noi e è parte integrante del gruppo perché, ripetiamo, questo è un ragazzo che, a parte che è un giocatore straordinario, ma è un ragazzo veramente incredibile, fa parte del nostro gruppo da sempre e oggi c'è stata la possibilità di averlo in panchina e avere una persona così al nostro fianco all'interno del gruppo è soltanto un bene perché sa fare calcio, sa stare nei gruppi in maniera incredibile e ci dà una mano a tutti quanti per cercare di far andare le cose in un certo modo. Fino a qualche settimana fa, l'ultima, ti liberiamo, si parlava ancora di quota salvezza da raggiungere, ma adesso si può sognare invece dall'altro lato proprio il secondo posto, mancano 2 punti.
Diciamo che ho detto anche domenica scorsa, siamo stati bravi a raggiungere il primo obiettivo dell'inizio stagione. Dopo la partita di domenica scorsa in Sardegna, ho detto adesso dobbiamo essere bravi a pensare partita dopo partita per cercare di raggiungere questo sogno obiettivo. Noi dobbiamo continuare su questa strada, ce l'abbiamo lì, mancano ancora delle partite. Adesso giochiamo subito giovedì e dobbiamo essere bravi subito a resettare questa partita qui e guardare subito alla prossima.